tu? Alleni la mente o alleni il lamento? Il nostro ospite dei Retalk di oggi è Francesco Fagnani. Benvenuto! Salve a tutti, grazie Silvia per l'invito, è un piacere. Francesco Fagnani, classe 87, un giovane ed eclettico nutrizionista sportivo. Tu Francesco sei un nutrizionista, quindi ti occupi di persone che si rivolgono a te per un percorso legato all'alimentazione, alla nutrizione, e poi negli anni ti sei specializzato soprattutto in atleti di vario livello, dall'atleta amatore all'atleta professionista. Segui numerose squadre italiane di differenti sport e sei ad oggi nel panorama italiano divenuto tu stesso un punto di riferimento per gli atleti. Di te so che ti piace seguirli in tutte le fasi della loro preparazione, dalle fasi dei ritiri al pre-gara alla gara stessa. E allora Francesco, la prima domanda che mi viene da fare ad un nutrizionista è questa: descriviti attraverso un piatto, un alimento, e raccontaci cosa dice di te. Beh, è simpatica come domanda, più che altro è simpatica la risposta, spero. Io mi identifico nella crostata, che è un dolce, e mi identifico in questo, ma poi tipo crostata, ma può essere qualsiasi tipo di dolce, perché ho introdotto questo tipo di pasto che si aggiunge al termine immediato termine dell'allenamento, appunto un dolce come recovery meal, quindi pasto di recupero, e momento in cui il dolce non ci deve far paura, anzi ce lo siamo meritato, e aiuta tutte le fasi di recupero post allenamento. E mi identifica perché è un po' l'approccio che poi cerco di trasmettere ad ogni paziente, che sia l'olimpionico o l'amatore o il sedentario: il giusto approccio all'alimentazione, un approccio sereno, flessibile, ma che abbia delle regole. Francesco, tu sei un libero professionista, un nutrizionista, come abbiamo detto prima, e poi c'è un'altra parte del tuo cuore che è quella di atleta, nel senso che tu sei anche un atleta e corri, fai atletica. Ecco, rispetto alla parte professionale, non so per te che cos'è il lavoro, per me il lavoro è quella cosa che rappresenta anche la mia passione, anche la cosa per cui ho lottato tanto per arrivare a realizzarla, e cerco di ricordare ogni giorno quella frase che dice che se fai un lavoro che ami può essere sicuramente faticoso, può essere a volte difficile, però il sorriso rimane. L'altra cosa è che in una libera professione è sempre necessario, da un lato, sognare in grande, ma rimanere con i piedi per terra. Ecco, Francesco, mi piacerebbe che ci raccontassi che cosa lo sport ti ha insegnato, che cosa rappresenta per te lo sport, ma soprattutto anche che cosa ti ha insegnato nella tua vita di professionista di tutti i giorni. Allora, innanzitutto ti ringrazio per il complimento, atleta. Sia io che te, Silvia, seguiamo gli atleti veri, e quindi definirmi atleta mi sembra un po' eccessivo, insomma. Diciamo che corro, faccio sport e mi diverto. Che cosa mi ha insegnato lo sport? Sicuramente, essendo la maratona la mia passione, mi ha insegnato ad essere riflessivo e a saper aspettare. Queste sono due caratteristiche fondamentali del maratoneta: il saper aspettare, il saper stare, il saper vivere ogni momento, anche quello di fatica, perché è semplice correre, diciamo, senza fatica, anche nella vita, no? È semplice andare avanti, avere obiettivi, stimoli, quando le cose vanno bene. È ancora più difficile invece starci, cioè stare in quel momento di magari sofferenza, che parlo in parallelo, sempre con un paragone con la vita reale, di sofferenza, ecco, che la vita periodicamente può presentarci. E lo stesso in gara, in allenamento,
o meglio ancora in gara. Arriverà prima o poi il momento di fatica, bisogna starci, essere riflessivi, pagati, raccogliere dentro se stessi tutte le energie positive che si hanno per poi superarlo questo momento. Questo sicuramente mi ha insegnato lo sport. Beh, questa cosa dello stare che dici è molto bella, nel senso che è una skill, un'attitudine mentale che credo sia fondamentale sia per quanto riguarda la professione che per quanto riguarda la vita proprio di tutti i giorni. E i momenti difficili non mancano, come in questo periodo, però. Aver sviluppato attraverso lo sport o attraverso la vita o attraverso l'esperienza professionale determinate attitudini mentali, beh, io credo che facciano parte, io la chiamo la sacca dell'allenamento mentale, la borsa, lo zaino dell'allenamento mentale che magari ci torna utile nei momenti più difficili. Assolutamente. Francesco, io so che tu hai scritto un libro che ho anche, insomma, eccolo Ah, eccolo, sì, qua. ne Prima o è poi ci vedremo di persona e ti chiederò l'autografo. un piacere. E quando ho saputo, insomma, che questo libro usciva, l'ho subito preso perché mi ha colpito un sacco il libro. Allenati ad essere felice. Mi ha colpito per due motivi, perché la parola allenamento a me piace tanto anche nel mio lavoro, perché mi piace parlare del mio lavoro come un allenamento che ovviamente riguarda non tanto il corpo ma la mente. E poi mi colpiva questo titolo per due aspetti, perché, come dire, l'aspetto della felicità, sono d'accordo con te che sia un elemento da allenare. Cioè, nel senso che a volte stiamo qua ad aspettare che la felicità ci piova in testa, no? Come dire, aspetta che arrivi. In realtà ce la creiamo, è un modo, non è una condizione, è un modo per affrontare le cose, è un modo per affrontare il lavoro felicemente, per affrontare le sfide felicemente, per affrontare lo sport felicemente. Diciamo, mi colpiva questo titolo perché di solito quando si parla di nutrizione, si parla di regime alimentare, si parla di dieta, ecco, credo che mediamente, vengano associati tutti i termini anziché la felicità. E Esattamente. altro aspetto, quando si parla di sport, spesso vengono associati anche qui altri termini, determinazione, fatica, impegno, costanza, e si parla poco di, tra virgolette, felicità. Francesco, ci racconti il concetto, quello che tu ritieni il concetto più importante che hai voluto trasmettere ed esprimere in questo libro? Beh, il concetto più importante penso che sia racchiuso in questo. La dieta non esiste, cioè non esiste la privazione, non esiste la costrizione. Cioè, il discorso è che la dieta non è un qualcosa di folle da fare un periodo di tempo per raggiungere un obiettivo. Cioè quello che è un peso ideale che qualcuno ci ha detto essere ideale per noi, magari una formula spersonalizzata totalmente, e bensì è l'acquisizione di abitudini alimentari che si fanno proprie, ma solo attraverso uno schema dietetico flessibile, quindi che ci permette di essere liberi a poco a poco attraverso la consapevolezza. La consapevolezza e la conoscenza ci rende liberi. Infatti, lo scopo del nutrizionista dovrebbe essere questo, cioè diventare inutile. Nel momento stesso in cui il nutrizionista diventa inutile, ha fatto bene il suo lavoro. Spesso invece mi rendo conto che si lavora purtroppo per il contrario, cioè si cerca di instillare più fisime mentali e più dubbi possibili alla persona che si ha davanti proprio per legarla. E questo non è un approccio che condivido. Ecco, si lavora per la libertà, della persona che si ha avanti, perché penso proprio e lo riscontro questo. Poi non so se mi puoi dare tu una conferma da un punto di vista psicologico. Cambiare e migliorare più che cambiare l'approccio al cibo fa cambiare, perché lo noto benissimo io con i pazienti.
a studio fa cambiare l'approccio proprio alla vita, cioè come si approccia al cibo, la serenità che si, con cui si approccia al cibo poi permea un po' tutti gli ambiti. E si ha allora, la persona che arrivava a studio cominciava a guardare l'orologio, è tardi, siamo in ritardo, ma il dottore è in orario, oppure diventa la persona più, oppure entra un po' col viso corrucciato un po', poi man mano che passano gli incontri ci si vede e allora c'è proprio la rilassatezza, la pacatezza, ecco il sorriso, e quindi è anche bello questo proprio perché non si vive più in una costrizione. Se c'è da rompere lo schema, per quanto flessibile possa essere, ma è pur sempre uno schema, quindi è bene anche infrangerlo ogni tanto, lo si fa senza il minimo senso di colpa. Sì, Francesco, dicevi una cosa che io condivido moltissimo, cioè il fatto che il professionista, di qualunque tipo di professionista si tratti, dal nutrizionista allo psicologo dello sport, è bello che sia una persona che rende autonomo chi sia di fronte. Io ogni tanto mi sento fare questa battuta: oddio, adesso so quando comincio e non so quando finisco, no? Perché c'è quest'idea che un lavoro con uno psicologo e anche un lavoro con uno psicologo dello sport sia uno senza obiettivi. Cioè, come dire, vado là, un po' come nei film di Woody Allen, ci si siede sul lettino, che ormai non esiste più, però c'è sempre questo pregiudizio e questo stereotipo, no? Oddio. E credo che per certi versi le persone hanno ragione, perché si parla ancora poco di come anche nella psicologia dello sport e nella psicologia in generale, come per esempio hai detto tu nella nutrizione prima, si possa lavorare con degli obiettivi chiari che però siano personalizzati e diventino un modo di essere, no? Uno stile di vita, cioè non la restrizione drastica di un periodo che magari serve anche per portare un obiettivo, ma poi c'è tutto ciò che fa parte di qualcosa che deve essere stabile e deve essere acquisito nel tempo come nostro modo di essere. E mi piace anche questo parallelismo tra la parte alimentare corporea e la parte mentale. Io dico sempre che un limite della mia categoria e di chi fa il mio lavoro, di noi, è quello di poter lavorare sulla mente, manca tutta la parte di lavoro sul corpo, esattamente per quello che dicevi tu. Cioè, perché se ci dimentichiamo che c'è una componente corporea che va allenata a livello fisico, quindi con lo sport, ognuno poi sceglierà lo sport che è più adatto, che sente più, più consono a se stesso, e poi c'è una parte alimentare che ha un impatto sulla mente che è davvero più potente di quello che noi pensiamo. E nella collaborazione di professionisti davvero ci credo moltissimo, perché si arriva ad un benessere della persona che è di gran lunga maggiore di quello che ognuno singolarmente potrebbe fornire alla persona, insomma. Ho letto delle tue dichiarazioni, che adesso leggo perché sono parole tue, quindi non vorrei sbagliarmi. Tu in un'intervista dicevi: la paura è l'ostacolo principale, paura di osare, paura di non farcela, paura di non essere in grado, paura di soffrire o non riuscire a sopportare la fatica, paura di crollare, di fermarsi davanti al muro, tra virgolette. Francesco, ci racconti una tua paura e come l'hai affrontata, come l'affronti, che cosa ti dici nel tuo dialogo interno quando ti trovi davanti a quel muro? Beh, io parlo sempre in ambito sportivo, ma poi anche in ambito lavorativo, in qualsiasi momento di difficoltà della vita, cerco sempre di pensare invece a momenti positivi che magari riguardano anche proprio quell'aspetto. Cioè, sto in gara, non penso alla fatica che sto sentendo, penso invece all'arrivo magari di una gara che è andata bene, o un riscaldamento o un allenamento fatto ridendo con un compagno di allenamento o una compagna di allenamento,
E stessa cosa magari di fronte a una difficoltà lavorativa o di vita quotidiana, penso invece quando ho superato momenti più difficili e l'ho fatto bene. Quindi ecco, sicuramente non so, forse l'ho fatto così istintivamente, ma poi leggendo, perché mi piace leggere libri che riguardano anche la tua materia tantissimo, per cultura personale, e è un po' una visualizzazione, cioè cerco di visualizzare anche prima, per esempio, di una gara, con positività, dei momenti appunto belli che riguardano l'allenamento o altre gare già corse. Questo mi aiuta tanto, devo dire, a calmarmi. E poi sdrammatizzo sempre, perché cerco sempre di fare qualche battuta in più che non guasta mai. Beh, diciamo che la tua romanità in questo, insomma, paga, no? L'ironia. E, beh, hai detto una cosa molto bella, cioè si sceglie sempre, si può scegliere se focalizzarsi sulle sensazioni corporee dolorose, faticose, spiacevoli, che io credo ci siano sempre, ci sono nello sport. Sempre perché forse un tecnico, un allenatore ci direbbe che se non c'è quella sensazione di fatica, beh, non ti stai allenando, no? Ti stai riposando, tra virgolette, ognuno per il suo livello. Anche una persona che magari semplicemente cammina perché è all'inizio del suo percorso sportivo. Quindi c'è sempre una scelta, ti puoi scegliere di concentrarti sulle sensazioni spiacevoli. Sia che si parli di sport, sia che si parli di nutrizione, perché penso che anche i tuoi pazienti registrino delle sensazioni spiacevoli, oppure puoi scegliere di Certo. magari visualizzare quello che non hai ancora raggiunto, come tu dicevi prima, il traguardo, piuttosto che anche un traguardo, penso, nutrizionale o un traguardo mentale, se parliamo del mio ambito. E focalizzarti proprio su quello che non hai ancora raggiunto, ma che vuoi raggiungere. E questo Assolutamente. sicuramente è una strategia. Ecco, grazie di averci raccontato questa cosa perché è una strategia. Semplice, però efficace, dai. Eh sì, assolutamente. Anche perché proviamo a pensare al contrario, cioè se un atleta o anche una persona si concentrasse sull'esatto contrario, cioè sulle sensazioni negative, sulle sensazioni di fatica, anche banalmente in una giornata, no? Di tutti i giorni. Per esempio, per certo, se io mi ascolto in questo momento, qualche sensazione negativa del mio corpo potrei avercela, no? Probabilmente anche tu. Però possiamo scegliere se concentrarsi su questa e la giornata andrà in un modo, oppure concentrarci su altro. Magari sulle persone che dobbiamo incontrare oggi, che vogliamo incontrare oggi nel nostro lavoro, su per esempio l'emozione che mi dà essere qua con te, insomma, a intervistarti. E questo fa decisamente la differenza. E molto spesso io noto quando seguo gli atleti che quando le cose non vanno come si vorrebbe, la mente va a concentrarsi, a focalizzarsi su aspetti negativi. Per esempio, nel tuo lavoro, Francesco, hai notato che tipo di dialogo interno c'è nei tuoi pazienti quando magari non raggiungono gli obiettivi e le proposte nutrizionali che tu gli fai, magari non riescono a seguirle? Beh, diciamo che io cerco sempre di far capire che è l'approccio quello che fa la differenza, no? Quindi non stai subendo delle regole da dover seguire per, diciamo, quindi subire, da dover subire per raggiungere un obiettivo, ma sono delle abitudini che vuoi acquisire in primis per stare bene. Quindi le acquisisci le tue se sono flessibili, varie e non ti costringono. E a quel punto allora il dimagrimento diventa semplicemente una piacevole conseguenza. Ecco, questo sicuramente. Però, nonostante tutto, poi ovviamente ci sono delle resistenze, ognuno ha delle resistenze più o meno, diciamo, robuste e dalle impalcature più
più salde, quindi è possibile che ci siano degli insuccessi, tra virgolette. E innanzitutto io dico questo, che non ci si deve sentir mortificati nello sbagliare, nel non raggiungere un obiettivo, nel non riuscire a seguire o non riuscire a visualizzare qual è il giusto approccio e quindi raggiungere poi l'obiettivo, che è la perdita di peso, il dimagrimento, che secondo me passa in secondo piano. Quando prima si riesce a far acquisire il metodo e la consapevolezza, poi il dimagrimento è una conseguenza. Quindi proprio perché viviamo in un'epoca in cui chi sbaglia, chi magari non fa tutto bene al primo colpo, o chi non è empatico o non è diretto, espansivo, magari è timido, viene messo sempre in secondo piano, no, non è adatto. Invece no, riscopriamo anche lo sbagliare, che ben venga l'errore, e basta poi imparare dall'errore e quindi tirarsi fuori da certe dinamiche e andare oltre. Quindi sicuramente, quando però non si riesce a raggiungere un obiettivo, c'è il portare fuori da sé la causa, cioè si tende sempre a trovare una scusa esterna, una causa esterna, no? Non sono io che non ho voluto impegnarmi magari a preparare o a fare la spesa giusta, o 10 minuti in più la sera per cucinare una porzione in più di secondo da portare il giorno dopo, oppure arrangiarmi ad arrivare più in là per acquistare la cosa giusta e fermarmi invece insomma a prendere altro, o mangiare qualcosa, un junk food tipico, e quindi si tende a trovare una scusa: no, non potevo perché ero impegnato, sì, ma così è troppo difficile, oppure voglio la barretta, voglio il pasto sostitutivo, ma dammi la polvere, ma dammi lo shaker. E quindi si tende sempre a dire: non è colpa mia, sei tu che non mi dai insomma, l'alternativa e la strada più breve. E io, ecco, faccio sempre notare questo, che le strade brevi nella maggior parte dei casi non portano poi da nessuna parte, sono un po' illusorie. Tutto qui. Sì, diciamo che il fatto di spostare la responsabilità da noi a qualcosa di fuori di noi, che sia il nutrizionista, il consiglio, l'indicazione nutrizionale non adeguata, piuttosto che i casi della vita, di conseguenza oggi piove, oggi c'è il sole, oggi non ho tempo, è qualcosa che ci protegge dal guardarci in faccia e dire: ok, ma io che cosa potevo fare di più? Che poi è l'unica domanda furba, io dico, utile in qualunque ambito, che sia quello alimentare, che sia quello mentale, che sia quello professionale, sportivo. E infatti, a questo proposito, Francesco, io di solito cerco di riassumere il mio metodo con una frase che è un po' ormai una cosa che ripeto a livello quasi di tormento, che è: allena la mente, non il lamento. Specifico anche che il lamento è un elemento importante e ha una funzione sociale importante, che è quello di comunicare a chi ci sta vicino, ai nostri affetti, ai nostri colleghi, ai nostri compagni di allenamento, magari un momento difficile che stiamo passando, e di conseguenza ricevere un'attenzione che ci può aiutare, incoraggiare e alleggerire in quel momento. Quindi il lamento fa parte di tutti noi, me in primis, e ha questa funzione specifica. Però a volte, quando ci sfugge di mano, diventa un po' quello che dicevi tu, no? Una scusa. Esattamente. E alla fine, senza rendercene conto, finiamo per lamentarci di tutto. Ecco, che rapporto, Francesco, hai tu con il lamento, e magari che cosa hai notato nella tua professione e anche negli atleti magari che segui, a proposito di lamento? Ah, per quanto riguarda me, io mi lamento sempre di me stesso, perché non sono mai contento, quindi però lo uso più come uno stimolo che per migliorare, piuttosto che per diciamo buttarmi giù. E, per quanto riguarda, ecco, ti dicevo, Silvia, per quanto riguarda i pazienti, i sedentari o chi non riesce bene ad entrare nell'approccio giusto, ecco, il lamento
di una condizione dalla quale si vuole uscire, ma lo si vuole fare spesso nel più breve tempo possibile. E invece bisogna far capire che, ecco, come dicevo prima, quegli approcci nutrizionali un po' scriteriati, che sono finalizzati soltanto alla mera perdita di peso rapida anche, poi alla fine non ti lasciano libero. Ritornerai al punto di partenza e faccio sempre l'esempio del gioco dell'oca o del Monopoli, adesso non ricordo, quando si capita sulla casella che ti fa tornare indietro e quindi senza neanche ritirare la carta, tra l'altro, quindi è veramente inutile quel tipo di approccio e ci porta a un fallimento, un illusorio dimagrimento iniziale che poi però ti riconduce a tornare al punto di partenza. E magari vedendo anche rovinato ancora di più il rapporto che si ha col cibo, perché proporre a dei ragazzi in sovrappeso di sostituire il pasto con delle polveri da shakerare in un liquido di vario genere, mentre la famiglia magari mangia, il fratellino più piccolo, la sorellina più grande mangiano, insomma, mi sembra un po' un approccio sbagliato, ecco. E succede. E quindi il lamento è proprio questo, quello di voler uscire il più presto possibile da una condizione di cui ci si è resi conto all'improvviso, magari, no? Perché magari ci si lascia andare, passano gli anni, non si fa nulla per migliorare, perché tanto sono così ormai, quindi non posso fare niente, tanto vale che continui a fare quello che faccio. E poi un giorno ci si sveglia perché magari ci si fa fatica a chinarsi o si fa fatica a salire una rampa di scale o tantissime altre possono essere le cause per cui a un certo punto ci si sveglia, ci si innamora magari. E quindi ecco, si vuole uscire al più presto possibile. Però questo sta alla bravura poi del professionista invece accompagnare in un percorso che poi sì che porterà un risultato certo, duraturo, e la persona sarà veramente libera di rimanere in forma a vita. Eh sì, è come dire, detto in due parole, un passo alla volta. Passo alla volta. Un passo alla volta vale un po' per tutto, vale per Assolutamente. i traguardi sportivi, anche quelli alimentari e anche quelli professionali. Le scorciatoie non esistono e il lamento a volte è un trampolino di lancio per ottenere qualcosa in più da noi stessi e da come siamo. Credo ci sia un po', l'abbiamo accennato prima, una sorta di circolo virtuoso tra l'attività sportiva, il come ci sentiamo, quindi la parte mentale, e l'alimentazione. Che cosa pensi, Francesco, a riguardo? Qui non mi sto riferendo propriamente agli atleti, ma mi sto riferendo a tutti noi non atleti. E come si può aiutare una persona che magari non ha mai fatto sport o magari non ha mai seguito un regime alimentare a comprendere che esistono tutte queste componenti, cioè la componente proprio dell'attività fisica, la componente mentale, cioè di come ci si sente, e la componente alimentare? Beh, io dico a tutti i miei pazienti che lo sport, l'attività fisica e il movimento in generale, perché poi quando un sedentario, una persona sedentaria, una persona che magari per 30 anni non ha fatto, da 30 anni non fa attività fisica, parlare di sport è sempre un po', ci si mette sempre molto sulla difensiva. Ma sport cosa? Poi sanno che faccio, che corro, che seguo molti sportivi, quindi vengono sempre un po' timorosi. Poi invece si rilassano quando Sì, gli perché dico. magari pensano che gli vuoi far fare una maratona subito, così come quelle che fai tu. Ma io infatti dico a tutti, non subito, magari tra un annetto la faremo, però no, ecco, appunto, quindi dico proprio questo invece, il contrario, non dobbiamo essere tutti maratoneti, non dobbiamo fare tutti sport a livello agonistico, allenarci e massacrarci di sport, tra virgolette, ogni giorno. Il movimento è quello che conta, quindi partire per esempio dal movimento quotidiano, dal monetizzare il più possibile sugli spostamenti più banali, dal parcheggiare la macchina, cose sciocchissime, parcheggiare la macchina un po' più in là, o se devo andare a prendere il caffè ci vado a piedi, o se devo andare al piano di sopra uso le scale, cose proprio banalissime.
per poi cominciare a far capire che lo sport è il lubrificante perfetto per questo ingranaggio di cui dicevamo prima, che è l'ingranaggio della felicità. E quindi questo ti permette proprio di avere dei meccanismi che girano meglio all'interno di te stesso, della tua mente e del tuo fisico. Lo sport non deve essere approcciato per dimagrire. A me, quando mi fanno questa domanda, mi si accappona la pelle. Quante volte devo fare sport per dimagrire? Dico no, lo sport non serve a dimagrire. Lo sport deve essere fatto per star bene. Per star bene fisicamente e mentalmente. E il dimagrimento, la parte da leone le fa l'abitudine alimentare, quindi la fa il regime alimentare, le abitudini sane che si hanno a tavola, che non sono tristi, come abbiamo detto, ma sono semplicemente delle accortezze flessibili che dobbiamo tenere. E invece lo sport è proprio, come dicevo prima, diventa la ciliegina sulla torta che ti permette di far tutto meglio. Dallo sport, dalla seguire anche l'alimentazione, alla giornata lavorativa, a qualsiasi cosa, perché diventa un volano poi che ingloba tutto, cioè si compenetrano, diciamo, si autoalimentano, ecco, meglio ancora, si autoalimentano a vicenda lo sport e seguire uno stile di vita sano, Certo. perché diventa un mangio bene per fare sport, faccio sport per mangiare bene e diventa poi un circolo dal quale si riesce a uscire difficilmente, perché ci si sta veramente bene. Francesco, adesso mi piacerebbe portarti a fare un viaggio nel tempo, che è un po' strano, nel senso che i miei viaggi nel tempo implicano la capacità di visualizzare, appunto, di immaginare qualcosa che magari non può capitare. Ecco, in questo viaggio nel tempo mi piacerebbe che tu immaginassi un giorno di aprire una porta e quasi per magia poter incontrare dentro una stanza tutti i tuoi pazienti passati, quelli in cui magari eri proprio giovane come lo siamo stati tutti, no? All'inizio ci sono stati per tutti i primi pazienti, i primi lavori. Certo. Quindi i tuoi pazienti passati, quelli presenti e quelli che arriveranno da te nei prossimi anni. Ecco, che cosa ti piacerebbe che i tuoi pazienti dicessero di te? Bello, ma ce l'ho però. Secondo me è quello che dicevo prima. Francesco, sei riuscito a diventare inutile. Eh Questo mi sì. piacerebbe tanto. Quindi quello che dicevamo prima, riuscire a diventare inutile per me è una soddisfazione importante. E quindi che li ho resi liberi da un punto di vista alimentare, no? Di gestirsi autonomamente. Sono diventati nutrizionisti di loro stessi. Grazie Questo è. Francesco per questa intervista e allora, beh, mi viene da salutarti con questa frase: alleniamoci tutti ad essere felici. Assolutamente. Grazie Francesco. Grazie a te Silvia, ciao. Ciao.